Salve amici di Gilda TV, rieccoci con le news settimanali dal mondo della scuola. Questa volta siamo in anticipo sulla programmazione consueta perché sabato 24 ottobre daremo spazio alla videocronaca in tempo reale delle manifestazioni regionali contro la legge 107, promossa da CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda. Questa settimana gli argomenti più discussi sono stati il comitato di valutazione e il bonus di 500 euro per la formazione degli insegnanti. A seguito dei primi disguidi emersi nelle scuole per la costituzione del comitato di valutazione, ha pubblicato 5 FAQ che hanno un elemento comune. Le regole per l'elezione dei componenti, docenti, genitori e studenti, le stabilisce ciascuna istituzione scolastica e l'elezione dei componenti deve essere fatta a scrutinio segreto. Intanto, i parlamentari del Movimento 5 Stelle invitano a sospendere la Costituzione e l'attività della Commissione di Valutazione per gli insegnanti che, così come concepita, mina la libertà di insegnamento, il pluralismo e la democrazia previsti dalla Costituzione. Propongono inoltre di abolire il bonus, ridistribuendo le risorse a tutto il personale docente della scuola in funzione delle ore spese per aggiornamento e formazione. Eccoci al fatidico bonus. Il 19 ottobre, circa 650.000 docenti di ruolo lo hanno ricevuto. Come sapete, gli insegnanti precari sono stati esclusi. Gilda TV si è occupata di questa discriminazione. Con il servizio, tutti gli insegnanti sono uguali, tranne i diversi. Poco chiare ancora le regole sulla rendicontazione dei bonus. Tante le polemiche che hanno accompagnato questa iniziativa. Manovra elettorale? Ponte verso gli istituti accreditati dal MIUR per la formazione? A questo punto, come diceva un noto giornalista televisivo, la domanda sorge spontanea. Ma veramente questi soldi serviranno a migliorare il rapporto qualitativo della scuola pubblica? Anche perché gli insegnanti sanno che i costi di una buona formazione vanno ben oltre la cifra destinata dal governo Renzi. Intanto, la Gilda prosegue la sua strenua lotta alla riforma Renzi. Il coordinatore nazionale Rino Di Meio, in un'assemblea tenutasi a Udine, ha ribadito ancora una volta che questa riforma della scuola non può definirsi buona e che questa fase di applicazione della legge 107 somiglia molto ad una lotteria in cui le scuole presentano le esigenze che non si sa se saranno mai soddisfatte. La buona scuola o l'assurda scuola? Parte con questa considerazione il racconto della professoressa De Filippis che per trasferimento d'ufficio, in quanto soprannumeraria, dopo 30 anni di servizio e 27 di continuità nella stessa scuola, si ritrova a 45 km di distanza da casa. Dopo un mese, una collega della sua vecchia sede diventa dirigente. Sembra per lei aprirsi la possibilità di ritornare alla sua scuola e ai suoi alunni. Invece, al suo posto, ci va una supplente perché la norma stabilisce che inderogabilmente il suo diritto a poter rientrare scadeva il 20 settembre, mentre la cattedra si era resa disponibile solo il 14 ottobre. Si chiede alla prof, dove è finita la centralità dello studente o il diritto di un docente? E con questa fatidica domanda chiudiamo la nostra edizione settimanale delle news. Vi invitiamo a condividerle con i colleghi e gli amici e se vi va di rivederle, le troverete sul canale YouTube di Gilda TV. Web spettatori, arrivederci da Giuseppina Gagliardo.